Non ci credo, sembra tipo un carro armato di non lo so, degli Stati Uniti, ultra futuristico, ma Madonna, che motore della Madonna! Quest'auto può essere soltanto di una persona. Non mi dire che il grande Vin Diesel in persona! E voglio sfidarla a una gara malata. Sfido Vin Diesel. Bello. Fatemi sapere se tipo vorreste una cosa del genere su GTA Online. Gareggiare fino alla morte, fino alla fine! Ragazzi, non ci credo! Salve a tutti pagliacci e pagliacce, qui è Megozzo, come state? Spero a bomba e benvenuti tutti quanti in questo nuovo video dove, attenzione, Ronaldo Junior, impazzito, decide di sfidare Vin Diesel a una gara malata. Allora ragazzi, senza perdere tempo, vedremo subito cosa succede e voglio salutare due di voi su Instagram. Saluto AleAba2007 che mi scrive: Omega, mi saluti, ti stimo, grazie bro. E saluto anche Aleanelli99 che mi scrive: Bella Omega, sei un fra, mi saluti nel tuo prossimo video. Ciao Ale e ciao Ale a tutti, insomma, visto che mi avete allo stesso modo, vi saluto entrambi, bella così per voi e tanti saluti da Omegozzo. Invece ragazzi, vi invito a seguirmi su Instagram, che lo trovate qui e in descrizione, per non perdervi tutti gli aggiornamenti, tutti gli spoiler sui prossimi video e anche se volete essere salutati da me, quindi potete venirmi a seguire su Instagram. Mi raccomando che vi aspetto, quindi passateci 2 minuti. Bene, allora, come vedete ragazzi, siamo appena usciti di casa, siamo in Lamborghini. Era da un po' che non prendevamo quest'auto, però Ronaldo Junior, vedete ragazzi, ha già perso la mano, poverino, non si ricorda più come si guida. Ragazzi, vi starete chiedendo dove stiamo andando così di fretta, veloce, in furia. Stiamo andando al parco con i nostri amici perché mi hanno detto che ci sta una persona importante che, non so, è stata beccata a Los Santos e allora è stata tipo assalita dai fan, eccetera, eccetera. Quel bastardo di Alberto non mi ha... Ecco, bravo Ronaldo Junior, prendi, palle avanti. Non corre così, non scappa mica. Oddio, potrebbe scappare. Insomma, ragazzi, non ho ancora capito chi è che sa precisamente, però Alberto non mi ha voluto dire niente, anzi, mi ha detto: Ronaldo Junior, corri subito al parco, ci sta una persona importante che vorresti incontrare. E che non ci sto capendo niente, tra l'altro anche io, no? Perché l'abbiamo perso un po' la mano a guidare la Lamborghini, che è un po' che non la guidiamo. Allora Albert in fretta e furia ha detto: Ronaldo Junior, Ronaldo Junior, veloce, corri, corri, c'è qualcuno, c'è qualcuno. Ora voglio vedere chi cavolo è, perché ragazzi, vi giuro, se mi ha fatto uscire a vuoto non ne vale la pena. Sto raschiando la Lamborghini a vuoto per fare veloce. Ragazzi, mancano sì e no 600 metri. E qui c'è il parco, vedremo finalmente chi è questa persona di cui parlano tutti, che mi ha detto: Ronaldo Junior, corri, ci sta lui. Ma lui chi? Poi, boh. Dovrei passare ogni tanto da Starbucks, ragazzi, a prendermi un caffè con Ronaldo Junior. Dai, ci sta. Devo chiamare Omega, dico: Omega, andiamo, mi piace un caffè. Oh, vedo che c'è un po' di movimento, ci sono un po' di persone. Vedo anche un'auto della Madonna, tra l'altro. Oddio, ragazzi, sembra un carro armato da lontano. Vabbè, parcheggiamo un attimino qui, lasciamo la macchina nel nostro solito posto dove, da ignoranti, sappiamo benissimo che non si può lasciare qui, però, ragazzi, noi siamo Ronaldo Junior e siamo schiere. Ignoranti al massimo, vedere di sentire chi è che c'è, perché guardate ragazzi, ci sta un bel po' di movimento. Solitamente il parco non è così preso d'assalto, perché guardate, a Los Santos ci sono anche altre zone verdi molto più belle dove ci si può andare in montagna, in spiaggia, quindi qui la gente, vengono più che altro i bambini. Invece ragazzi, vedo gente adulta già da qui e ora, cioè, sono curioso di capire chi è che c'è. Ci sono anche molti altri ragazzi più grandi della mia età, di 20-25 anni. Oh mio Dio ragazzi, ma che chi è? Ma che auto della Madonna è? Oh mio Dio raga, cioè guardate, non ci credo, sembra tipo un carro armato non lo so, degli Stati Uniti, ultra futuristico. Madonna, che motore della Madonna! Madonna, che motore della Madonna! Madonna, che motore! Motore, è un fottuto UFO alieno, cioè dentro l'automobile, dentro l'auto, dentro la macchina, ci sta un UFO alieno. Oh mio Dio ragazzi, ma quest'auto può essere soltanto di una persona. Non mi dire che il grande Vin Diesel in persona! Non ci credo, ragazzi, è lui! È lui! Guardate, poverino, l'hanno preso d'assalto! Come giustamente si sta mettendo in mostra. E che auto è questa? Questa è la Dodge Charger F8, cioè l'ultima che ha usato nel film, e la sta portando in giro. Madonna, che bomba! No, ragazzi, ah, ci muovo fare una foto, anche se Vin Diesel l'abbiamo già conosciuto. Per qualche fan che si ricorda, avevo fatto un raduno di Lamborghini una volta nel Sonora Desert. C'era Sfera Ebbasta, c'ero io, c'ero papà, c'era Vin Diesel, c'era anche Michael. E lì, diciamo, ci siamo solo fatti una foto
ma è finita lì. Ronaldo Junior oggi è deciso. Io ho visto quest'auto, ragazzi, e voglio sfidarla a una gara malata. Sfido Vin Diesel. Bello. Perché non gliel'abbiamo mai chiesto. Ma guarda, ragazzi, ma guardate il motore da dentro. Guardate, è qualcosa di eccezionale. Cioè, non avevo mai visto un'auto così su GTA, eh. Cioè, fatemi sapere se tipo vorreste una cosa del genere su GTA Online, ragazzi. Quanto sarebbe figa un'auto così su GTA Online? Mamma mia, il top. Praticamente ci dobbiamo fare una foto. Fai così, pompa i muscoli, grande, che bomba. Guardate Ronaldo Junior, ragazzi. Si vede tipo sulla sua faccia per quanto è basso. Ma Ronaldo, gli è dato da mangiare a sto bambino? Io a volte me lo chiedo. Vabbè, dai, comunque la foto è bella, mi piace. Poi, ragazzi, la mettiamo su Instagram, mettiamo sta foto su Instagram. Quindi mi raccomando, andatela a vedere la foto di Ronaldo Junior con Vin Diesel. Vabbè, dai, togliamola. Ok. No, sicuramente non ti ricorderai di me, sono il figlio di Cristiano Ronaldo. Ci siamo incontrati al raduno di Lamborghini. Però se smetti di farmi odorare le tue ascelle invece di far così, che fa un caldo della madonna, ragazzi, qui da me, non so da voi, quindi fa caldo anche nel gioco. Non lo so. Oh, mi devi ascoltare, sto a parlare. Rido, ragazzi, non riesco a spostarlo. Non riesco a spostarlo. È così macio, è così forte che... Ah, ecco, niente, come ho detto. Pensavo che Ronaldo Junior stesse scherzando quando mi aveva detto che voleva sfidare Toretto, il grande Vin Diesel in persona, in una gara malata. Invece gliel'ho appena chiesto e Vin Diesel sta dicendo che accetta pure di farla. Ma come, con un bambino? Che poi, ragazzi, non è che può vincere lui. Giustamente siamo bambini, ci deve far vincere per forza. Invece Ronaldo Junior sta dicendo di gareggiare fino alla morte, fino alla fine, fino all'ultima coppa. No, non si vince nessuna coppa. Ma non capisco Ronaldo Junior perché questa cosa. Vin Diesel si sta un po' incazzando. Cioè, non è che si sta incazzando, sta di, ma questo bambino che cavolo vuole? Intanto però, ragazzi, ha accettato. Ronaldo Junior gliel'ha chiesto veramente. Io non pensavo glielo chiedesse davvero. Cioè, Ronaldo Junior, ma tu lo sai che la Lamborghini viene asfaltata da quella bomba di auto? Cioè, oddio, ragazzi, non ci mettere la mano sul fuoco. Oddio, chi è più veloce, la Dodge Charger o la Lamborghini Sestore Lento? Nei commenti. Non ci pulisci, possiamo dichiarare. No, 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 io partecipo con la mia Sesto Elemento. Scusa, scusa. Ora la prendiamo e facciamo come punto di partenza. Vediamo da dove possiamo partire. Sì, partiremo di qui, ragazzi. Quindi ti aspetto al traguardo. Sì, diciamo il traguardo, no, vabbè. Ti aspetto alla partenza. Dai, ragazzi, pronti per questa gara? Mamma mia. Ci siamo, attenzione. Abbiamo la Sesto Elemento contro la Dodge Charger di Fast and Furious 8. Ovviamente, ragazzi, tutto quello che state vedendo è una mod. Quindi ditemi anche se vi piace questo, il quale secondo voi delle due auto è la più veloce. Guardate l'auto di Ronaldo Junior in confronto a quella di Toretto. È una mini moto, una macchinetta, è qualcosa, è una smart. Come vedete, ragazzi, Vin Diesel ha appunto cambiato il traguardo e messo come traguardo questo punto qui, che non so dove sia. Però, mentre, ragazzi, non è che possiamo fare tutta una gara e prendere tutta l'isola di Los Santos e poi tornare indietro. No, è giusto una gara per vedere chi è più veloce. Ok, ragazzi, 3, 2, 1, Ronaldo Junior! Ma basta scappare, parti, parti! Ok, ragazzi, siamo partiti. Più che veloci, stiamo andando sui 180 km orari. Un altro po', non so se Vin Diesel ha il suo asso nella manica, ovvero quello del turbo. Attenzione, abbiamo pure una strada libera eccezionale. Ronaldo Junior sembra essere, ecco, non devo manco dire Ronaldo Junior, che fai? No, così, ma non ci credo, ragazzi, eravamo passati in vantaggio. Segna che abbiamo il turbo system attivo, però ovviamente non possiamo usarlo, mi sembra normale, perché dobbiamo, cioè, volevo battere Vin Diesel per capire qual è la gara. No, quella è la gara, quella è l'auto più veloce, se la mia Lamborghini o semplicemente la sua Dodge Charger. Ma ragazzi, la sua Dodge Charger non scherza per niente, anzi sta andando più veloce di noi quando mette il turbo. Anche se, ragazzi, Vin Diesel dovrebbe farci vincere perché siamo dei bambini. Ma no, me ne frega niente, Ronaldo Junior, no! Non imbrogliare, non andare da qui, non si va! No, dai, oh mamma, non si taglia strada così, Ronaldo Junior, no! Non si fanno queste cose! Attenzione, ragazzi, Vin Diesel, ci sono degli orsi, ci sono degli orsi. Mamma mia, Ronaldo Junior sta per vincere la gara tagliando la strada. Altro che Fast and Furious. Madonna, madonna, Ronaldo Junior, no, per poco, no, sì, ce l'ha fatta. Ronaldo Junior ha vinto. Oh mamma, la macchina spaccata, ma no. Oh, Vin Diesel, aspetta, non è finita qui. Voglio fare un'altra, facciamone un'altra, ti prego. Ok, ragazzi, è partita già la seconda gara tra Ronaldo Junior e Vin Diesel. Ronaldo Junior non puoi andare a questa velocità. Ma tu, nel precipizio, stava per cadere nel precipizio. Cerchiamo di non imbrogliare, cerchiamo di farla su strada. Ma guarda quello che non si è levato. Vai, Ronaldo Junior, ce la possiamo fare.
La prima gara l'abbiamo vinta imbrogliando perché abbiamo tagliato praticamente tutta la strada, quindi non posso andare a... Ecco, vedete? Ma no, ha ammaccato tutto il davanti, ma sei un pazzo! Insomma ragazzi, Vin Diesel ha preso un vantaggio più che netto. Ronaldo Junior, non ti azzardare a imbrogliare, non lo puoi fare! Che poi sono tutte curve, Ronaldo Junior le curve non le sa fare, ragazzi, sono un bambino che... No! Ma no! Povera Lamborghini sesto elemento, subito da Simon dopo la gara. Dai Ronaldo Junior, no! Non ti azzardare, non ti azzardare! Non lo fare! Ma no! Vedi che succede a imbrogliare Ronaldo Junior? Succede questo! Ok, ragazzi, non ho capito che sta succedendo. C'è la macchina di Vin Diesel che è qui. Oddio, non mi dire che è caduto Ronaldo Junior, ma cioè, oddio. Infatti race cancelled, è normale. Oddio, ragazzi, vedete che ho ammazzato Vin Diesel. Cioè, io non ho fatto niente, dov'è? Oh mamma. Oh mio Dio, ragazzi, c'è del sangue. Oh no. Allora, ragazzi, qui non c'è Toretto. Ragazzi, non ci credo. Ho ammazzato Vin Diesel. Cioè, non ho ammazzato Vin Diesel, la gara con cui stavo facendo la gara. No, Ronaldo Junior, stop. Tenta di spostare l'auto, è un'impresa impossibile. Dobbiamo spostare Vin Diesel da qua. Ragazzi, chiamiamo subito il 911, un'ambulanza. Mio Dio, non pensavo arrivassimo a questo punto. Cioè, oh mio Dio, anch'io ho fatto certi voli. Oh, ce la fai a chiamare l'ambulanza? Cioè, ragazzi, nel senso, anche io ho fatto un certo volo con la Lamborghini. L'ho praticamente rotta. È devastata, poverina. No, vabbè, raga, ora questi video mi piacciono un po', ma non so a voi. Chiamiamo l'ambulanza, aspettiamo che arrivino. Cerchiamo di tirarlo fuori intanto da qui e vediamo che possono fare. Medico, la prego, lo rianimi. Ragazzi, questa è una mod spettacolare che non avete mai visto, che c'è da poco. È una mod che ovviamente i paramedici sono quei dottori che vengono sul posto, che ci sono in America, ci sono anche in Italia in realtà, che ti rianimano all'istante, cioè sempre se possibile se non sei morto. La prego, dottore, la rianimi. Infatti è una cosa fighissima. Ora, dottore, fate qualcosa, cazzo, poverino, sto morendo, guardate quanto sangue ha perso lì. E vabbè, ormai l'acqua se l'è portata. Ah no, c'ho sotto i piedi, guardate. Riferite, per favore. Ragazzi, il paramedico è un po' scettico. Ce la fa? Sì, lo sta facendo. Grande. Vin Diesel, ci sei? Grande. E ragazzi, questa è una mod veramente spettacolare. Ce l'hai fatta, Toretto. Sì, che... Aia. Mi raccomando, un bel pollicione in su per supportare i video. E iscrivetevi al canale, di cui vi ringrazio già. Commentate e condividete il video con i vostri amici. Quindi, qual è stata secondo voi la migliore? La Dodge Charger o la Lambo sesto elemento? Fatemelo sapere. Vi ricordo che in descrizione ho 3 maglie ufficiali, come questa qui in super edizione limitata, e le rimanenze delle maglie di Ronaldo e Ronaldo Junior. Quindi ragazzi, mi raccomando, compratele perché sono veramente belle. Fatelo per il povero Vin Diesel, ragazzi, che poverino a terra. Mi dispiace un botto che ha avuto questo incidente. Venitemi a seguire sul mio Instagram, che lo trovate qui in descrizione, per rimanere sempre aggiornati su spoiler, prossimi video, ed essere salutati ovviamente dal vostro Omegozzo. Direi che per questo video è tutto, ragazzi. Sono un pazzo scatenato. Qui è Ronaldo Junior, colpo segreto nel fiume. What up? E se ne becchiamo al prossimo video. Grazie a tutti per la visione e ci sentiamo. Ciao.